è Roberto Saviano e libri da leggere. Caro Roberto Saviano, io sono Serafino Massoni. Oggi è il giorno di Natale e il giorno di Natale io lo dedico a te, Roberto Saviano. Lo dedico a te, caro Roberto Saviano. Perché? Ah, io sono qua in un bar etnico perché è tutto chiuso, tutto chiuso. Pensa, Roberto Saviano, che è chiuso pure il McDonald's, scandalo, scandalo, è chiuso anche il McDonald's, però è aperto questo bar etnico, capito? Beh, Roberto Saviano, io qua ho in mano, questo è il grande inserto culturale del quotidiano romano La Repubblica, e qua ci sei tu, Roberto Saviano, che dai i consigli dei libri da leggere per le feste. I tuoi consigli sono tanto buoni, Roberto Saviano, sai, sono tanto buoni, Roberto Saviano. Qua consigli di leggere questo libro su Martin Lutero, poi dai altri consigli, tanti, dai degli ottimi consigli. Ah, questo poi, prima dei Vangeli, sono buoni i consigli tuoi. Però, caro Roberto Saviano, io ti chiederei un consiglio personale. Io vorrei diventare famoso come te, Roberto Saviano. Vorrei diventare famoso come te, Roberto Saviano, capito? Io non lo so, ma dammi qualche consiglio, Roberto Saviano, perché a me risulta, carissimo Roberto, io ti voglio bene, che però tu quando sei diventato famoso col celebre romanzo Gomorra. Però relativamente al celebre romanzo Gomorra, caro Roberto Saviano, io so che la magistratura italiana che ti ha condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Poco o tanto hai copiato, tu stesso hai detto, ho copiato poco. Beh, la magistratura italiana comunque ti ha condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato. Allora io non ho mai copiato. Però vedo che tu, avendo copiato, sei diventato tanto famoso, Roberto Saviano. Tu che dici? Se io scrivo un nuovo libro e copio, e poi la magistratura italiana mi condanna in tutti e tre i gradi di giudizio per aver copiato, tu che dici? Divento famoso pure io, Roberto Saviano? Fammelo sapere, Roberto Saviano, perché anch'io voglio diventare famoso come te, capito? Anch'io voglio essere chiamato dai giornali, voglio essere chiamato dalle televisioni, anch'io voglio esprimere un mio parere dall'alto, capito, Roberto Saviano? Ecco, tu hai dato i tuoi consigli di lettura, adesso a me, Serafino Massoni, tu Roberto Saviano, dimmi se mi conviene pure a me copiare, perché così divento famoso pure io, copio, poco tanto copio. Poi la magistratura italiana mi condanna in tutti i tre gradi di giudizio e tutti i mass media mi invitano a parlare, a parlare e a scrivere. Va bene, Roberto Saviano, io sono qua in un bar etnico perché ovunque è chiuso, pensa, Roberto Saviano, è chiuso anche il McDonald's qua alla Basilica di San Paolo fuori le mura e io mi sono rifugiato in questo bar etnico. Va bene, Roberto Saviano, a te ma anche a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni nel giorno di Natale 2017.